Mi diria che il futuro della lenga piemontese è infinito, perché è una lenga che viene dal cuore, resterà sempre una pera, un fondamento per il Piemonte e per tutta l'Italia. Afghi d'Italia è un'associazione culturale che è nata nel 2015 per diffondere le pratiche del vivere a basso impatto ambientale. Ci siamo resi conto che l'Italia, ma che in generale il mondo, era fatto di sprechi. Noi poi ci siamo concentrati più che altro sul desiderio di lavorare nel settore un po' dell'architettura, prendendo come spunto il mondo Airship, una comunità che, grazie all'architetto Michael Reynolds, ha costruito queste abitazioni che consentono la vita umana, la sopravvivenza, la resilienza umana. E abbiamo scoperto che in Italia tante persone avevano voglia di imparare ad autocostruirsi un'abitazione. Quindi si è creato un vero e proprio movimento di persone interessate. La vera nascita di Off-Grid Italia è stato costruire un movimento per il vivere sostenibile. Off-Grid Italia ha cominciato ad organizzare dei veri e propri workshop che noi abbiamo chiamato Reuse Day, dove persone che avevano, diciamo, interesse verso il fai da te e verso la sostenibilità, messe all'interno di una stanza, scelto un tema, visto una serie di materiali di recupero da poter riconvertire, ideavano e creavano, a seconda del tema, nuovi progetti. Una nostra socia ci ha chiesto: ma guarda, io vorrei costruire una libreria a casa mia. Noi abbiamo un momento che si chiama Reuse Day, che è dedicato a te. E mettiamo insieme, apriamo una call di partecipazione a persone che vogliono imparare a costruire una libreria con bancali, e dopodiché queste persone che partecipano a quel momento ti daranno dei consigli, si metteranno in gruppo, costruiranno delle ipotesi progettuali e poi quella che ti piacerà di più la realizzeremo in laboratorio. Quello che ci è piaciuto molto quando abbiamo cominciato a mettere in piedi queste prime attività del Reuse Day è che le persone si incontravano, mettevano insieme idee, non si conoscevano, condividevano esperienze e poi creavano. Abbiamo spesso pensato a quali potessero essere dei momenti per diffondere anche i nostri saperi. Abbiamo partecipato in partnership ad un bando, si chiama Bando Aperto, azione per le periferie torinesi, che abbiamo chiamato di edilizia circolare. E in questa sperimentazione vogliamo proprio creare un'economia circolare e collaborativa, però attivata nel settore delle ristrutturazioni. Il mondo dell'edilizia ha una quantità di materiali e anche di atteggiamento di spreco incredibile. Stiamo creando un team che io in modo giocoso chiamo un po' gli Avenger, persone che hanno quindi quelle capacità intellettuali, che vedono oltre, vedono una prospettiva diversa nei materiali che possono essere riconvertiti, in un'ottica di design piuttosto che in un'ottica di progetto. Nasceranno dei soggetti che si attiveranno sulla base della tipologia progettuale su cui noi in futuro andremo a lavorare. Sono arrivati dei capocantiere che ci hanno detto: noi abbiamo un cantiere dove stiamo smantellando un tetto di 580 metri quadri con 500 metri di isolamento in buon stato, che purtroppo però deve essere smantellato. Quella roba lì finirà in discarica. Per caso, avete dei progetti in cui si possono riconvertire questo materiale? L'aspetto molto interessante è di creazione di una rete, perché noi abbiamo notato che ci sono tanti cantieri in Torino che sprecano materiali che in realtà possono essere riconvertiti. Stiamo dimostrando che ci sono cantieri che hanno materiali, per esempio isolanti, che possono essere poi reinstallati in un altro cantiere. Questo significa che è una rete virtuosa di soggetti che noi stiamo creando, che hanno delle caratteristiche di donazione di materiale che possono essere poi riportati in altri cantieri. Tutto quello che fa Off-Grid Italia ha come scopo quello di coinvolgere le persone. Noi apriremo delle call con la triangolazione di contatti che stiamo creando con la sperimentazione di materiali che possono essere utilizzati. Quindi il quartiere è fatto di cittadini. Vogliamo entrare nelle case delle persone grazie a chi conosce bene il territorio e chiedere: scusate, ma per caso avete delle vernici che dovete far fuori, perché magari poi andranno in discarica? Bene, noi le riconvertiamo grazie al nostro X-Men, che lo chiamiamo l'uomo del colore, e allora questo è coinvolgimento. Quindi, come vedete, la progettualità di edilizia circolare mette insieme diversi aspetti manuali, intellettuali,
materiali uniti al coinvolgimento del quartiere. Questo momento del Reuse Day, per esempio, noi lo attiveremo nel quartiere, quindi persone che vogliono partecipare, imparare a costruire secondo i criteri di riconversione da materiale di recupero potranno partecipare a questi momenti. Per me Italia che cambia è persone che vedono la vita in un modo diverso e magari cercano di attrarre nuove idee, nuovi sviluppi. E in questo l'Italia si sta dimostrando un paese ricco e grazie al fatto che ognuno abbia voce e che quindi nella mia logica sempre di rete si creino dei nodi forti che creino una rete, che creino un ecosistema e che lanciano un messaggio unico.